E mi sentite? Direi che adesso funziona. E buongiorno a tutti i presenti in sala. Siamo qui oggi, come sapete, per dedicare questa giornata all'illustrazione dei bandi del programma Cultura Europa Creativa, quelli già usciti o in imminente uscita per l'annualità 2024. L'incontro è a cura del Desk Italia Europa Creativa, che è coordinato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Il Desk fa parte di una rete di desk nazionali che in Europa fanno da punto di riferimento per la promozione, per la divulgazione del programma. Programma quadro della Commissione Europea dedicato ai settori culturali e creativi. Abbiamo un piccolo cambio di scaletta dovuta a motivi organizzativi e dunque do subito la parola al Direttore Generale della Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, Angelo Piero Cappello, che è anche il rappresentante ufficiale del Desk Italia Europa Creativa per entrambe le componenti, sia cultura che media. Prego, direttore. Allora, grazie intanto, benvenuti a tutti. Fatemi ringraziare, prima di cominciare questa giornata, fatemi ringraziare gli ospiti intervenuti naturalmente e tutti quelli che sarebbero dovuti intervenire e che non hanno potuto essere presenti. Grazie a tutti voi per la vostra presenza in sala. Se l'Europa vuole restare competitiva in questo ambiente globale in evoluzione, deve creare le condizioni propizie al fiorire della creatività e dell'innovazione in una cultura imprenditoriale. Le industrie culturali e creative dispongono di un potenziale in gran parte inutilizzato di creazione, di crescita e di occupazione. Per uscire da questa situazione, l'Europa deve individuare nuove fonti di crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e investire in esse per assicurarsi un futuro. Ecco, con queste parole nel 2010 la Commissione Europea apriva il libro verde sulle industrie culturali e creative e devo dire dava inizio ad un lungo periodo di riflessione che poi ha portato qualche anno dopo, 4 anni dopo, nel 2014, ha portato all'implementazione del primo programma di Europa Creativa. In Italia l'input dato dalla Commissione Europea è arrivato qualche anno dopo, perché soltanto nel 2018 con la legge di stabilità finalmente anche in Italia si è cominciato a riflettere su questo, sulla identità anche giuridica delle industrie culturali e creative. Nel 2020 veniva costituita la Direzione Generale Creatività Contemporanea e già l'anno successivo, nel 2021, con l'apertura del secondo programma di Europa Creativa, veniva affidato appunto alla Direzione Generale Creatività Contemporanea anziché, come era stato in precedenza, al segretariato. Ho fatto questa breve, come dire, questo breve excursus cronologico perché voglio sottolineare quanto nel giro di pochissimi anni si sia esploso in Europa prima, ma soprattutto in Italia, una sorta di progressiva consapevolezza di come le industrie culturali e creative siano diventate siano di fatto un asset imprescindibile dell'economia italiana, ma anche delle prospettive di sviluppo. Nel corso degli anni ci sono state anche posizioni addirittura di alcuni intellettuali che hanno provocatoriamente definito le industrie culturali, tutte le industrie culturali, come industrie creative e quelle creative, anzi tutte le industrie sono creative e quindi in quanto creative sono anche culturali, così come le industrie culturali, essendo culturali, sono per forza di cose creative, quindi tutto il mondo è creativo e culturale, ma questa è una provocazione che ha fatto bene, diciamo così, al dibattito che poi si è aperto e oggi affronta la necessità di cominciare a perimetrare con più esattezza, anche giuridica, normativa, con più esattezza il mondo delle industrie culturali e creative, che ancora oggi in Italia fa fatica, diciamo così, a definirsi sul piano normativo e giuridico.
Lo sapete, insomma, il programma Europa Creativa si articola su 3 sottoprogrammi, quello media, cultura e quello intersettoriale. Devo dire che oggi siamo qui per parlare soltanto del sottoprogramma cultura, però anche in questo mi fa piacere sottolineare, dandovi qualche dato, e poi passerò la parola ai nostri ospiti, qualche dato su come che segnala, anzi sottolinea forse come quanto insieme alla consapevolezza di che cosa sono e quanto sono importanti le industrie culturali e creative e il loro impatto sul nostro assetto economico, ma anche su quello culturale, sociale e di sviluppo. Vi segnalo appunto qualche cifra, perché è necessario comprendere come intanto l'Italia sia stata già tra i protagonisti già del primo programma, nel primo settennio dal 2014-2020, e progressivamente abbia continuato a crescere la presenza italiana all'interno del programma anche in questa seconda versione, in questo secondo settennato, diciamo così, del programma. Qualche numero, insomma, nella prima edizione 2014-2020 gli enti italiani che hanno partecipato complessivamente a 515 progetti vincitori dei bandi di Europa Creativa sotto programma Cultura hanno ricoperto per ben 136 volte il ruolo di capofila. E le organizzazioni totali selezionate per un progetto Europa Creativa in Italia sono state 320, di cui 103 le capofila, che significa aver ottenuto da parte italiana l'8,6% delle organizzazioni partecipanti a livello europeo e ricevuto il 7,6% dei fondi erogati dal programma. Se questo è successo, diciamo così, nella prima edizione, nel primo programma, relativamente a questo secondo settennato, va detto che intanto sono usciti soltanto alcuni bandi, non tutti, sono usciti reti europee delle organizzazioni culturali e creative, enti culturali paneuropee, piattaforme europee per la promozione degli artisti emergenti, la circolazione delle opere letterarie in Europa, progetti di cooperazione europea. Nel solo 2021 i dati che indicano un'accresciuta capacità delle organizzazioni italiane di attrarre risorse maggiori e di coordinare partenariati complessi sono appunto la partecipazione al bando reti e piattaforme, i risultati del bando enti culturali paneuropei, che ha portato orchestre giovanili composte da almeno 20 artisti provenienti da 20 diversi paesi, per il quale su un totale di 6 progetti presentati, 4 sono i progetti ammessi, 2 di questi, quindi il 50%, sono italiani. Il risultato del bando per i progetti europei di cooperazione, il più partecipato in Italia, identifica Europa Creativa sia in termini di budget, parliamo di 60 milioni annui per circa 130 progetti, sia per la modalità di partecipazione. I progetti coordinati da organizzazioni italiane sono stati 21, con un numero complessivo di oltre 70 organizzazioni coinvolte tra coordinatori e partner anche di progetti presentati da altri paesi. Nel 2022 sono stati pubblicati soltanto 2 bandi, progetti di cooperazione europea e circolazione delle opere letterarie europee, ma anche in questa occasione il risultato delle organizzazioni italiane continua a crescere. Passiamo da 21 del bando precedente a 34 del bando attuale e da 70 del bando precedente a oltre 90 organizzazioni italiane. I dati del 2023 naturalmente sono ancora non sono ufficiali, quindi li daremo in una prossima circostanza. Quello che a me interessava soprattutto sottolineare rispetto a quanto dicevo all'inizio, cioè a questa crescita di consapevolezza italiana rispetto ai programmi europei, sono due le questioni che mi interessa di più sottolineare. La prima è che intanto è cresciuta la partecipazione italiana anche in quelle regioni dove tradizionalmente è più difficile trovare presidi culturali e dove più è difficile immaginare le imprese culturali e creative come spina dorsale di una spinta alla crescita economica.
parlo per esempio di regioni assenti nel primo programma come la Calabria e la Sardegna e che invece sono presenti in questo secondo programma. Quindi con un'armonizzazione progressiva anche in termini percentuali, come vedete dalla grafica, tra regioni del nord, che è sempre la parte più avanzata, la parte più tra virgolette europea, cioè allineata ai risultati europei, intendo dire, del nostro paese, il centro, che è in grossa crescita con la locomotiva trainante delle Marche, e poi un sud che in generale è distribuito un po' a macchia di leopardo, perché abbiamo una Puglia in qualche modo molto reattiva su questo fronte e regioni molto meno proattive come la Calabria, appunto, come dicevo poco fa, e come la Sardegna, per quanto la Sardegna poi sia un caso un po' particolare, perché per esempio nell'ambito della diffusione della lettura e del libro la Sardegna invece è una regione che vanta numeri quasi allineati a quelli della Lombardia, quindi diciamo che anche il caso della Sardegna è un caso un po' particolare. L'altra questione su cui mi piace fare un passaggio è il fatto che tutti i programmi, tutti e tutta la partecipazione italiana in tutti i programmi, in tutti i bandi, ha un tratto comune, che è quello della sensibilità verso il green, verso la progettazione ecocompatibile, che significa cominciare a ragionare, anche per quello che riguarda per esempio i progetti di rigenerazione urbana, cominciare a ragionare tenendo presente quello che molte stime ormai ci segnalano, che è il limite del 2040, anno in cui praticamente si stima che i 2/3 della popolazione mondiale vivrà nelle città. Questo significa che da qui al 2040 progetti di rigenerazione urbana dovranno essere attivati con la consapevolezza dell'impatto ambientale, con la consapevolezza del risparmio energetico, insomma con tutti quegli elementi che oggi costituiscono appunto la filosofia green, che attraversa trasversalmente tutte le partecipazioni italiane ai bandi di Europa Creativa. Naturalmente i dati, i numeri saranno sviscerati nel pomeriggio negli incontri più tecnici. A me non resta che augurarvi buon lavoro, buona giornata, e ringraziare ancora gli ospiti che ci hanno cortesemente offerto la loro presenza qui. Grazie. Grazie direttore, grazie di questa introduzione che ci fa entrare nel vivo dell'argomento e soprattutto per aver messo subito in evidenza questo dato davvero molto interessante della crescita sia della partecipazione che del successo delle organizzazioni italiane nel secondo settennato del programma. Abbiamo adesso la parola a Filippo La Rosa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Vice Direttore per la Diplomazia Pubblica e Culturale e Direttore Centrale per la Promozione della Cultura e della Lingua Italiana. Con questi uffici del MAECI, la Direzione Creatività Contemporanea da tempo rapporti accordi di collaborazione interistituzionale con cui si sostiene e si promuove la creatività italiana all'estero. Dunque, grazie per essere qui con noi. E diamo la parola a Filippo La Rosa. Grazie, buongiorno a tutti e buongiorno a coloro che siedono qui al tavolo questa mattina, e colgo anche l'occasione per fare gli auguri ad Angelo Cappello, che ha un ancoraggio solido al Ministero degli Esteri, ma che oggi condivido con lui la prima attività pubblica da quando è stato nominato direttore generale, quindi di nuovo complimenti anche in pubblico, e che in realtà ce li siamo già fatti varie volte nelle scorse settimane, perché è vero che c'è una collaborazione solida datata negli anni scorsi tra la direzione generale che oggi guida Angelo Cappello e il Ministero degli Esteri, in particolare
in passato la direzione generale per il sistema paese e adesso la direzione generale per la promozione pubblica e culturale. Però è anche vero che in questi mesi abbiamo stretto ulteriormente il rapporto tra i due ministeri in tutto l'ambito della promozione della cultura italiana all'estero. Noi 5-6 giorni fa abbiamo fatto in questo palazzo, al piano di sopra, una riunione con alcuni dei direttori generali del MIC, perché queste azioni che già succedono devono sempre più diventare una strategia, devono sempre più diventare una condivisione di progettualità non fine a se stesse e che già hanno la loro valenza, ma per essere inquadrate in un progetto di sostentamento del nostro soft power in giro per il mondo. Angelo mi ha chiesto di toccare questo tema, quello del appunto di come ci posizioniamo come diplomazia culturale oggi, che cosa facciamo e perché lo facciamo. Ecco, sono partito non a caso da questa collaborazione che si va rinforzando, e non solo con la sua direzione generale, anche con altre. In sala ci sono persone che sono coinvolte su programmi che stiamo portando insieme, tipo il racconto della bellezza, perché la promozione culturale dell'Italia non può essere demandata solo al Ministero degli Esteri nella sua realizzazione pratica, ma deve essere il frutto di una coprogettualità estesa e anche di un'azione poi realizzativa congiunta. Perché? Perché oggi noi osserviamo, sfogliando le pagine dei giornali, la situazione internazionale. È una situazione internazionale sotto gli occhi di tutti, profondamente diversa da quella che osservavamo da giovani, per quelli che sono nati come me nella seconda metà degli anni 60, e quando il mondo era un mondo bipolare e quando gli attori di quello che definiamo oggi soft power erano pochi e ben individuati. Oggi è in corso una competizione molto forte, talvolta meno visibile di altre competizioni, per il posizionamento internazionale dei paesi. Questo è un fatto e avviene con mezzi di tutti i tipi e alla quale dobbiamo essere in grado di offrire una nostra strategia, che è quella di scegliere dove andare, di scegliere cosa fare, di capire che ci sono realtà che sono oggi irrinunciabili per noi, ma che ve ne sono altre che, se ragioniamo con la logica di progettazione, potrebbero, in realtà già lo sono oggi, ma saranno visibili e chiari a tutti da qui a 3, a 5, a 10 anni. Ecco, dobbiamo provare sempre più ad anticipare le nostre azioni per far sì che quello che poi è l'obiettivo di fondo, che è quello di avere sempre più italofili e, se possibile, sempre più italofoni, sia un obiettivo chiaro e per il quale si lavora tutti quanti in maniera congiunta. Questo avviene sicuramente con un'attività di concertazione a livello ministeriale, tra ministeri, ma avviene anche dal basso. Infatti io sono giorni che ero a Napoli fino a ieri, oggi sono qua, e vedo con piacere sale piene e pubblico attento quando ci si riunisce a parlare di promozione culturale. Si fa dal basso perché si fa con i tanti soggetti, e adesso ne citerò alcuni, ma so già che altri ne rimangono fuori per ragioni di tempo, partecipano a questo complesso che, come sottolineava Cappello, oggi viene visto anche
con una lettura e una misurazione economica ed econometrica. Ce ne siamo resi conto, adesso che ce ne siamo resi conto agiamo di conseguenza, perché anche le nostre azioni di sostegno a una mostra, a un balletto, a un'esposizione, a un dibattito, sono in realtà delle azioni anche economiche, immediate, concrete. Io ho guidato fino a 2 mesi e mezzo fa la rete degli Istituti Italiani di Cultura e dicevo sempre all'interno del Ministero che un'azione, portare il circo contemporaneo o una scrittrice a parlare del proprio libro, era un'azione che aveva un ritorno immediato su una partita IVA. Non succedeva, il ritorno non si aveva maybe someday, da lì a qualche mese o a qualche anno, era un'azione concreta e immediata. E per questo dobbiamo sapere dove vogliamo andare, sapendo che esistono strumenti diversi e molto più estesi rispetto a 5, 10 o 25 anni fa. Io credo che dobbiamo lavorare moltissimo, per esempio, per la diffusione del libro, dobbiamo lavorare tantissimo perché, tradotto o no, si legga più italiano. Io ho servito a lungo in un paese che è il Brasile, dove gli indici di lettura non sono forse paragonabili ad altri paesi, dove però immancabilmente nella vetrina delle librerie c'erano sempre testi italiani. Positivo, però poi ti domandi, però gli autori sono sempre quelli. Ecco, credo che dobbiamo essere convinti dell'importanza di questo strumento, come diventa importante posizionare fiction italiana nelle televisioni, perché stiamo tutti con il telefonino in mano, ma le televisioni continuano ad essere uno strumento che raggiunge una quantità enorme di persone, soprattutto in alcuni paesi, se possibile in italiano, come hanno fatto altri paesi, sottotitolando ciò che viene loro proposto o da loro acquistato, perché ciò favorisce anche all'inizio la comprensione, in un passaggio successivo anche magari l'avvicinamento alla lingua parlata. Dobbiamo essere più efficienti ed efficaci con i nostri istituti italiani di cultura in giro per il mondo. Ieri abbiamo inaugurato il nuovo istituto ad Almaty in Kazakistan, ma dobbiamo non crogiolarci sul fatto che siamo bravi, che facciamo tantissime cose con fondi relativamente modesti, ma dobbiamo invece sempre a domandarci come fare meglio, come attrarre nuovo pubblico, come portare giovani, come fare un reshuffle, un ringiovanimento di chi si avvicina a noi. Così come, e c'entra molto poco con i bandi della contemporaneità, capire che dobbiamo spingere anche su strumenti di politica, di vera politica estera, come le missioni archeologiche che abbiamo in giro per il mondo e il nostro rapporto all'interno dell'UNESCO, di cui siamo un pilastro fondamentale. E poi c'è, e lo lascio per ultimo in questo breve elenco, che ripeto non è completo, non è esaustivo, la contemporaneità, che è fatta di mostre. Noi in questo momento, quando dico in questo momento, nel corso del 2023 abbiamo fatto varie decine di iniziative di mostre di arte contemporanea in giro per il mondo, e inclusa la collezione Farnesina che abbiamo al Ministero, ma abbiamo portato jazzisti, abbiamo portato circo contemporaneo, abbiamo portato danza contemporanea, and so on. Dobbiamo lavorare tantissimo appunto sui giovani, sulla nostra proposta giovanile, e se possibile con residenze,
perché questo alimenta l'incontro culturale, la contaminazione culturale, e perché questo è quello, e torno a ciò che ho detto qualche minuto fa, si fa dal basso e il basso ci chiede molto questo. Con il MIC, con la Direzione Generale della Creatività, siamo su questo molto allineati. L'intenzione è quella di crescere nelle azioni che svolgiamo insieme, ripeto, non solo per fare azioni, che di per sé è già importante, ma cercando di convogliare questa pluralità di azioni all'interno di una strategia più complessiva che rafforzi il posizionamento del nostro Paese nello scacchiere e nella realtà internazionale. Grazie. Scusate questa incursione, ma sento l'obbligo di ringraziare con particolare gratitudine il Ministro La Rosa per quello che ha detto, perché per molti di voi non è un mistero, io la mia intera carriera ovviamente l'ho fatta al Ministero degli Affari Esteri, continuo oggi ad essere un dipendente degli Affari Esteri, e quindi ho portato con me, porto con me come dote proprio questa sensibilità che cerco di spendere poi nell'attività di tutti i giorni, e cioè il fatto che quando si parla di cultura in generale, che siano imprese culturali o che siano imprese creative o meno, quando si parla di cultura dobbiamo immaginare sempre che la nostra azione non è solo un'azione culturale rivolta a noi stessi, quindi ai confini nazionali, è anche uno strumento di, nel mondo globalizzato, nello scacchiere, come l'ha definito il Ministro, nello scacchiere internazionale, è forse, come dire, lo strumento principe che abbiamo nel dialogo con gli altri paesi. E quindi è dentro questa prospettiva che dovremmo cominciare a muoverci tutti quanti quando si parla di cultura, quando si parla di iniziative culturali, di eventi e soprattutto di progettualità culturale, anche sfruttando fondi che arrivano dall'Europa. Grazie quindi Ministro per questo intervento. Grazie al Ministro La Rosa e al Direttore Cappello per aver messo in evidenza quanto strutturale e strategico sia il rapporto tra imprese culturali e creative e diplomazia culturale. E adesso abbiamo tra i nostri ospiti Fabio Del Giudice, direttore dell'Associazione Italiana Editore, e questo è un settore che ha dato un contributo significativo alla partecipazione italiana e anche al successo della partecipazione italiana ai bandi del programma, e quindi ecco a lei la parola. Grazie dottoressa, grazie direttore generale, grazie ministro. Per certi versi sono un intruso a questo tavolo, sono l'unico non facente parte della pubblica amministrazione, ma questo è un segnale bellissimo, veramente un sintomo che qualcosa effettivamente nel rapporto pubblico-privato sta cambiando all'interno di questo paese. Noi rappresentiamo il mondo degli editori, dell'editoria libraria che opera in Italia, siamo l'Associazione Italiana Editori, abbiamo festeggiato da poco 150 anni e rappresentiamo circa come case editrici associate il 95% del mercato editoriale, quindi non solo libri, di questo paese. Perché ci siamo anche noi qua? Adesso proverò a giustificarla questa presenza, questa intrusione, ma già nelle parole del Ministro La Rosa secondo me sono evidenti. Quando 20 anni fa io partecipavo alle riunioni della Direzione Generale per l'assegnazione dei contributi alle traduzioni al Ministero degli Esteri, i contributi che sono uno strumento fondamentale per la diffusione della nostra cultura all'estero, mi ricordo che allora i dirigenti mi chiedevano di non fare troppa informazione e diffusione dello strumento, perché quei soldi andavano ritenuti dei pourboire per i traduttori, mance per i traduttori. Oggi
il Ministero degli Esteri è totalmente consapevole dell'importanza strategica che le imprese hanno nella diffusione della nostra cultura all'estero, perché se non c'è un solido editore italiano che cede il diritto ed un solido editore straniero che acquista i diritti di traduzione, quel libro verrà pagata la traduzione ma non verrà mai diffuso e distribuito in quel paese. Quindi questo è un classico esempio di come si evolve questo rapporto. Sempre il Ministro ha citato il fatto della diffusione dei libri in italiano in Brasile. Questo è un altro enorme problema. Un libro italiano in Brasile, in italiano, che parte dall'Italia per nave, arriva in Brasile, arriva sul mercato brasiliano ad un prezzo che non ha senso per il mercato locale. Quindi non è un prodotto vendibile. Però, visto che c'è questo interesse pubblico, ma c'è anche un interesse privato degli editori italiani di vendere libri in Brasile in italiano, si può pensare a progetti, magari anche con la collaborazione dell'Europa, per stamparlo direttamente in Brasile quel libro e distribuirlo lì, abbattendo enormemente i costi. La nostra vocazione europea nasce da molto lontano. Siamo stati fondatori della Federazione degli Editori Europei e abbiamo sempre sentito l'importanza, come associazione di categoria, di portare oltre i confini nazionali il nostro lavoro e i nostri sforzi per lo sviluppo e l'innovazione del settore, ma anche coltivare una visione integrata della cultura come patrimonio e valore non solo nazionale ma europeo. Come AIE partecipiamo da più di 25 anni a progetti europei in ambito culturale e non solo, e dal 96, del 96 la nostra prima partecipazione come partner in un progetto finanziato, e tra le prime esperienze ricordiamo il programma Cultura 2000, antesignano dell'odierna Europa Creativa, dove AIE era parte di un progetto che si chiamava Get Caught Reading, che in italiano sarebbe tradotto beccati a leggere. Era la fase in cui ancora non era invalsa la moda degli acronimi, operazione dell'altro dove siamo dei fenomeni. Se vi serve un acronimo per un progetto, il dottor Attanasio, che parlerà più tardi, è il numero uno in Italia sicuramente. Parlavamo del progetto Beccati a Leggere, che ha realizzato una campagna di promozione della lettura attraverso testimonial famosi fotografati a leggere il loro libro preferito. Successivamente abbiamo avuto diverse esperienze importanti in progetti di innovazione tecnologica, in qualità principalmente di coordinatori, ecco, siamo in quella cifra che ha appena indicato il direttore, tra quelli che spesso sono coordinatori di progetti multilaterali, dove abbiamo cercato di cogliere in anticipo le sfide e le opportunità che lo sviluppo del digitale offriva al settore dell'editoria e più in generale dei contenuti culturali, portando avanti iniziative di sviluppo di prodotti e di servizi per l'industria dei contenuti del futuro. In quanto associazione di categoria che rappresenta le imprese di un settore specifico, il nostro obiettivo è sempre stato infatti promuovere delle iniziative di sistema a beneficio dell'intera editoria libraria, per promuovere gli interessi comuni ma anche cercare soluzioni a problemi comuni, superando le sfide condivise e sfruttando le opportunità offerte da un mercato europeo integrato per promuovere lo sviluppo e la competitività del settore. Io quando cominciai a lavorare circa 35 anni fa mi ricordo che uno dei primi dossier questione di cui mi occupai fu perché l'Italia utilizzava così pochi finanziamenti europei. Vedere quelle statistiche chiaramente fa molto piacere. In quest'ottica di servizio si colloca anche la nostra attività di formazione e di informazione verso le imprese editoriali per favorire l'accesso ai fondi europei. Tra le diverse attività abbiamo avuto modo di collaborare in diverse occasioni con il Desk di Europa Creativa per dei seminari sui bandi per il supporto alle traduzioni, dove abbiamo affiancato l'assistenza tecnica del Desk con l'esperienza sul campo dell'associazione, specifica per il mondo editoriale, in una sinergia mirata a stimolare una sempre maggiore partecipazione soprattutto degli editori più piccoli e meno avvezzi ad utilizzare questo tipo di finanziamento. Questa è stata la nostra vocazione, aiutare i più piccoli ad accedere a sostegno. In questo lavoro comune vogliamo ricordare anche come la fiera Più Libri Più Liberi, che comincerà mercoledì prossimo, già dal 2016 ha organizzato ed ospitato un primo appuntamento di informazione sui bandi di traduzioni,
con dei funzionari europei, mentre oggi siamo contenti di avere il desk stesso tra gli stand di quest'anno. Ricordo che la fiera è anche soggetto di una rete di fiere internazionali all'interno di un progetto, prima Aldus e poi Aldus App, di cui vi parlerà più tardi Piero Attanasio. In questa lunga esperienza abbiamo toccato con mano l'evolversi dei diversi programmi e politiche di cooperazione in ambito culturale. In particolare abbiamo visto come il programma Europa Creativa si sia arricchito, ponendo sempre maggiore attenzione ad aspetti come la collaborazione transsettoriale e il digitale. Per l'editoria un'attenzione dedicata all'innovazione vuol dire avere risorse e supporto per affrontare le sfide della distribuzione online, della gestione dei diritti d'autore e dell'evoluzione delle dinamiche di consumo in un'era digitale in continua evoluzione. Non vi lasciate ingannare, il libro è l'oggetto probabilmente più vecchio che esiste ancora su questa terra. Il settore dell'editoria è il settore più innovativo, non è un caso che il commercio digitale è cominciato proprio dai libri. Prima dell'ultimo bando di Europa Creativa è stato selezionato un progetto dove AIE è partner e ha l'obiettivo di creare una rete tra editori e organizzazioni specializzate nella produzione di versioni accessibili dei libri. Versioni cioè che possono essere fruite in maniera efficace da persone con disabilità visiva. Il progetto, che si chiama APACE, Accelerating Publishing Accessibility Through Collaboration in Europe, e che inizierà a gennaio 24, è coordinato da Fondazione LIA, realtà leader nel campo dell'accessibilità in Italia e tra le principali nel mondo, e promuoverà l'innovazione del processo di produzione e distribuzione delle pubblicazioni native accessibili, con l'obiettivo di incrementare il numero di ebook accessibili e posizionando l'accessibilità come asse strategico in Europa. L'accessibilità è un obbligo, diventerà presto un obbligo di legge, è un'esigenza di adattamento che gli editori italiani e europei devono perseguire. Il sostegno a progetti come APACE dimostra come Europa Creativa possa proporsi come casa ideale per lo sviluppo dell'innovazione delle industrie culturali. E per il futuro auspichiamo che venga dato sempre maggiore spazio anche alla ricerca e allo sviluppo tecnologico per i diversi comparti delle industrie culturali, sopperendo così, e qua c'è una nota polemica, allo spazio limitato offerto da altri programmi europei come Horizon Europe, dove per esempio il settore librario è stato finora escluso da bandi specifici. Grazie mille, buon lavoro. Grazie al direttore dell'Associazione Italiana Editori Fabio Del Giudice, che dopo i primi interventi istituzionali, ministeriali, ci ha portati nel cuore delle organizzazioni culturali e creative e di uno dei settori che più attivamente partecipano, lo dicevo prima, ai bandi del programma. Ma qui, se mi posso permettere un'annotazione, noi gestiamo come direzione anche i fondi del PNRR dedicati alle imprese culturali e creative, e anche lì l'editoria è stata una delle protagoniste sia in termini di partecipazione che di vincita dei bandi, quindi sicuramente un settore molto, molto importante, e gli aspetti che lei ha messo in evidenza delle sinergie che si possono creare nella relazione con i bandi europei sono davvero molto interessanti. Noi avremmo dovuto aprire la giornata, voi avrete visto nella scaletta, con la presenza della senatrice Lucia Borgonzoni, sottosegretario di Stato del Ministero della Cultura, che ha una delega per le imprese culturali e creative e quindi segue con grandissima attenzione tutto ciò che si muove in questo campo. Per impegni istituzionali non è potuta essere qui oggi con noi, ma c'è la dottoressa Lisa Locchi del suo staff che porta il suo saluto, e le diamo adesso la parola. Grazie Lisa. Sì, grazie a tutti, vi porto i saluti del sottosegretario Borgonzoni, avrebbe voluto essere qui con voi questa mattina,
ma degli impegni le hanno impedito di essere presente, però ci ha tenuto moltissimo ieri sera quando mi ha comunicato che l'avrei sostituita a ringraziare la Direzione Generale per la Creatività Contemporanea per il grande lavoro che è stato fatto negli ultimi 2 anni. Abbiamo messo a terra il PNRR, che un poco è ispirato anche dal programma di Europa Creativa, e lo hanno fatto soprattutto grazie alla determinazione e alla professionalità dei colleghi della Direzione Generale della Creatività Contemporanea. Dunque grazie e complimenti. Voi sapete che la cultura, le arti, il patrimonio culturale sono un po' nel DNA italiano, che in Italia hanno fatto la magia di creare innovazioni, nuovi prodotti, hanno creato quello che tutti conosciamo come il Made in Italy, che è un caso unico, perché invece di indicare il luogo in cui le merci e i prodotti vengono creati, in realtà indica, è nell'immaginario collettivo sinonimo di eleganza, cultura, insomma tutti i nostri valori. Ed è proprio per questo che quando nella tarda primavera abbiamo iniziato a scrivere la disposizione di DL sul Made in Italy, il sottosegretario Borgonzoni ci ha tenuto moltissimo a che ci fosse uno spazio dedicato alle imprese culturali e creative. Per cui quello che abbiamo fatto con questi articoli che sono entrati a far parte di questo DDL è quello di cercare di costruire una visione strategica di lungo periodo per il comparto delle imprese culturali e creative, e abbiamo dato una definizione che sicuramente si ispira all'esperienza di Europa Creativa, che ripercorre anche le stesse caratteristiche, e poi abbiamo cercato di inserire degli strumenti per poter aiutare il comparto delle imprese culturali e creative e ad essere maggiormente valorizzato. Abbiamo creato un meccanismo di acquisizione della qualifica di imprese culturali e creative nel registro delle imprese tenuto dal sistema camerale. Abbiamo creato un albo per le imprese culturali e creative di interesse nazionale, un albo di eccellenza che sarà tenuto presso il Ministero della Cultura. Abbiamo introdotto dei contributi specifici per le imprese culturali e creative, e poi abbiamo anche aggiornato anche la tutela del diritto d'autore, perché abbiamo istituito un articolo speciale per creare un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, e poi proprio per volere del sottosegretario ho voluto che fosse inserito un articolo che dispone delle linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere. Sapete che c'è molto questa cancel culture, che è peraltro un fenomeno antico in cui si vuole adattare al contemporaneo delle opere che sono state create in altri momenti storici per tutelare questa autenticità, salvaguardare l'autenticità storica. Il sottosegretario Borgonzoni ha voluto questa disposizione. E infine, anche riallacciandomi ai discorsi che sono stati fatti dai relatori, abbiamo voluto che fosse presente anche una strategia nazionale per le imprese culturali e creative. Adesso, anche rifacendomi a tutti i documenti internazionali che abbiamo firmato e sottoscritto in Italia, c'è sempre questo riferimento alla necessità di creare maggior sinergie anche da parte degli attori istituzionali sulle imprese culturali e creative. Per cui questa strategia nazionale, che è in capo al Ministero della Cultura ma è condivisa anche con gli altri ministeri che si occupano di imprese culturali e creative, servirà proprio per creare una visione più chiara e di lungo periodo e condivisa su ciò che deve essere fatto per le imprese culturali e creative. Ecco, io vi ho aggiornato con l'ultima novità da parte della nostra segreteria, vi ribadisco i saluti del sottosegretario Borgonzoni e vi auguro buon lavoro. Grazie a Lisa Locchi e naturalmente alla senatrice Borgonzoni, e davvero un grazie sincero per il modo e l'attenzione con cui seguite tutto il lavoro che noi facciamo, proprio per l'interesse che ci accomuna nella promozione delle imprese culturali e creative. E grazie per aver accennato al decreto legge del Made in Italy, che dà spazio finalmente legislativamente alla definizione
di questi settori, cosa che comunque finora a livello normativo primario non c'era, e dà anche tutta una serie di indicazioni su come poi l'intervento pubblico potrà muoversi a favore di questi settori, quindi davvero grazie, un approdo importante. E ringrazio tutti i partecipanti. Si entra nella seconda parte, nella sessione più tecnica di questa giornata, che sarà condotta da Anna Conticello, che è la responsabile dell'Ufficio Cultura Desk Italia Europa Creativa e che entrerà insomma nel vivo delle novità del programma 2024 con un cambio di tavolo per la fase più tecnica. Grazie ancora a tutti i relatori. Che Marzia Santone e Francesca Moncada di Paternò. E invece dopo una pausa caffè, ma potremmo anche decidere di continuare, che abbiamo iniziato un po' di ritardo, avremo un collegamento online, cioè di nuovo un mio intervento su un bando per le orchestre, e poi avremo Mario Martinoli, founder di Icons, per uno dei progetti per le orchestre, e poi ancora noi e Piero Attanasio dell'Associazione Italiana Editori e Claudia Di Giacomo di PAV. Quindi potremmo anche pensare di sederci, siamo un po' in ritardo, il tavolo del caffè è sempre attivo, quindi se qualcuno ha voglia di prendere un caffè però potremmo anche decidere di andare di non fare la pausa e di continuare, ok? Siamo in orario, Anna. Non c'ho il telefono in orario, però lo prendo. Ecco, allora se siete d'accordo potremmo unire anche la seconda parte e così facciamo, continuiamo fino all'aperitivo, ok? Sì, okay. Siamo in tempo, comunque, no? Allora, mi sentite? Ok, allora buongiorno a tutti, io mi chiamo Anna Conticello e come ha detto prima il direttore generale sono la responsabilità dell'ufficio cultura del Desk Italia Europa Creativa. Che cos'è il Desk? È il punto di contatto nazionale del programma, è un partenariato pubblico-privato, abbiamo un'anima MIC che è il coordinamento dell'ufficio cultura dentro la direzione generale creatività contemporanea e per tutto ciò che attiene media, il settore media e quindi l'audiovisivo, abbiamo un partenariato attivo dal 2014 con Cinecittà S.p.A. che ha tre uffici, uno a Torino, uno a Bari e uno a Roma, e che segue il settore. Vi è anche lo strand transettoriale, come è stato già detto prima, che seguiamo invece sia noi dell'Ufficio Cultura insieme ai colleghi dell'Ufficio Media, e che è diciamo un bando molto, un settore piuttosto complesso e anche innovativo, di cui vi parlerò fra poco. Allora, cos'è? Allora, sono certa che chi è qui già sa di cosa stiamo parlando.
devo dire che cos'è il programma Europa Creativa. Abbiamo prima parlato di Horizon, Horizon Europe, di Erasmus. Il programma di Europa Creativa è un programma di finanziamento diretto che viene istituito ogni 7 anni, come con tutto ciò che attiene alla programmazione europea, con un regolamento. Il regolamento che istituisce il programma 21-27 è stato firmato a maggio del 2021, è il numero 818, con ritardo perché abbiamo avuto il Covid, ci sono state delle difficoltà, il Consiglio ha avuto necessità di tempo per diciamo gestire il budget, abbiamo temuto di avere lo stesso budget del settennato precedente, un lieve aumento. In realtà allora è stata fatta un'azione molto forte tra ministri italiani, francesi e tedeschi, e grazie a questa azione, che avevano chiesto il raddoppio finanziario del programma, però grazie a questa azione abbiamo comunque avuto un aumento del 60%. Che cosa vuol dire? Che se nel 2021, nel 2014-2020 il budget era di 1,45 miliardi di euro, adesso è di 2,44 milioni, miliardi di euro, e quindi 60% è significativo. Com'è però ripartito? È ripartito in 3 strand il programma: media, cultura e transettoriale. Per il programma cultura il cofinanziamento, cioè il budget allocato, è il 33% di quei 2 miliardi e 44 milioni. Per l'audiovisivo è del l'audiovisivo è del 58%, vi ricordo che nell'audiovisivo sono soprattutto ci sono le industrie anche vera e propria, e il transettoriale è un 9%. Il transettoriale che cosa fa? Cofinanzia progetti, quindi emette bandi in cui le due tematiche della cultura e dell'audiovisivo si incontrano, ma in cui la progettualità deve dimostrare anche di avere una grande forza per quel che attiene l'utilizzo dei sistemi del digitale, l'utilizzo del digitale in tutte le forme, quindi dal 3D al metaverso. E questo è un bando, si chiama Innovation Lab. Gli altri bandi invece del transettoriale riguardano i settori nuovi. Settori nuovi, cioè il settore del giornalismo e il settore della media literacy, che è affettivizzazione all'utilizzo dei media. Che perché questa è un'azione che ha fortemente voluto l'Europa per contrastare le fake news. Aspettate, ok, questo ve l'ho già detto. Allora, il direttore generale ha aperto il tavolo facendo riferimento al libro verde e alle l'incipit di questo libro. La discussione sulla definizione di settori culturali e creativi è grandissima. La definizione che è stata inserita dentro il programma, cioè dentro il regolamento che istituisce il programma 21-27, è quella che vedete. Ed è quella che è transitata ovviamente nel PNRR, perché entrambi hanno una provenienza, cioè il PNRR richiama Europa Creativa. E quindi cosa sono? Sono tutti i settori le cui attività sono in grado di innovare e creare posti di lavoro. E in particolare si basano su valori culturali ed espressioni artistiche, altre espressioni creative, che siano individuali o collettivi, e che comprendano sviluppo, creazione, produzione, diffusione e conservazione di beni, servizi e beni servizi. All'interno di questa definizione non possono essere dimenticate le funzioni correlate, cioè l'istruzione e la gestione, il management.
nella definizione si continua, ma e soprattutto si spiega che si definisce impresa culturale e creativa non solo l'impresa orientata al mercato. Quindi quando noi parliamo di impresa parliamo di, o meglio di organizzazione, perché è ampia la definizione, noi parliamo di enti pubblici, di enti privati, ma anche di non profit, peraltro fortemente rappresentato in Europa Creativa. Quindi c'è però un cambiamento nel 21-27. Se nel 14-20 le imprese che chiamavano il desk dovevano in qualche modo dimostrare che la loro attività precipua fosse nel settore della cultura e della creatività, magari mandandoci lo statuto per capirlo, per evincere questo, dal 21-27 questo non è più necessario. Quel che conta per la Commissione europea è il progetto, e quindi qualunque impresa quindi può partecipare ad Europa Creativa, ma portando un progetto che sia culturale e creativo. Quindi si parte dal progetto. Quali sono gli obiettivi dell'intero programma? Sostenere la creazione di opere europee e aiutare i settori culturali e creativi, promuovere la competitività e l'innovazione. Qui nel programma in generale si fa riferimento soprattutto al settore dell'audiovisivo, ma non solo, anche per tutti gli altri settori della cultura, e viene ovviamente espresso nel regolamento, e poi promuovere azioni innovative intersettoriali. Se poi passiamo ad Europa Creativa aiuta le organizzazioni culturali e creative ad agire a livello transnazionale, promuove la circolazione transfrontaliera e fornisce ovviamente sostegno finanziario ad attività che abbiano una dimensione europea. Vorrei fare un approfondimento: che abbiano per chi diciamo è nuovo nel programma, cioè che abbiano una dimensione europea non vuol dire che noi dobbiamo parlare dei valori dell'Unione Europea a cui noi tutti aderiamo essendo stati membri. Vuol dire individuare nella progettazione, imparare a progettare insieme ad altre organizzazioni che non siano solo nazionali, a co-creare, a coprodurre e a produrre qualcosa che sia significativo non solo per il nostro territorio nazionale, ma anche per i territori in cui agiscono le altre organizzazioni con cui noi stiamo co-creando, co-producendo, collaborando. Questo tema del valore aggiunto europeo verrà trattato più avanti dalla collega Marzia Santone, quando vi illustrerà i progetti di cooperazione, ma anche le piattaforme e il network, e lo vedremo attraverso la testimonianza dei beneficiari che abbiamo invitato in questa giornata, perché per nostro è comunque un discorso teorico, ma raccontare, ascoltare il racconto dell'esperienza da parte di chi ha partecipato vincendo è importantissimo, perché si capisce veramente. Allora, cosa troviamo come priorità nel 2024? Intanto il supporto all'Ucraina. Già l'abbiamo trovata nei bandi precedenti, già era presente nei bandi del 23. La differenza è che adesso è nell'elenco, e vedrete dopo, delle priorità dentro i bandi di cooperazione. Quindi laddove prima c'era la priorità settoriale, per i settori specifici dell'editoria, della musica, dell'architettura e del patrimonio culturale, adesso invece queste priorità sono sostituite proprio al supporto all'Ucraina, cioè alle organizzazioni culturali e creative dell'Ucraina che dopo a causa della guerra hanno avuto difficoltà sia all'interno ovviamente del proprio territorio che fuori. La New European Bauhaus, il direttore ha parlato prima di quanto sia importante il tema del green. La New European Bauhaus, voluta dalla Commissaria europea, è importante perché
le tematiche del green e le tematiche della transizione al digitale finalmente si abbinano ad un concetto che è quello di bellezza, cioè creare uno spazio, un luogo, un prodotto, un servizio che non sia soltanto utile e diciamo avanzato dal punto di vista del digitale o del green, ma che abbia, che coniughi abbia il concetto di bellezza, che ovviamente cambia nel tempo, cambia in relazione al luogo in cui noi e al tempo in cui noi viviamo. E poi ritornano quelle che in inglese si chiamano cross-sectorial issues, ve lo dico perché il vostro bando è in inglese, quindi è bene anche prendere dimestichezza con dei termini che poi dovrete usare anche nella scrittura di progetto, cioè tematiche cross-settoriali, che sono ovviamente l'inclusione e la parità di genere. Più forte in questo anno il tema della parità di genere e il green. Ho sbagliato? Non mi soffermo su questo perché sicuramente